Dovete impazzire, dovete impazzire, dovete rosicare e impazzire. E noi si gode ancora di più e si stragode. Mamma mia, vedere questi ossessionati di merda, ve l'avevo detto ragazzi. È da inizio campionato che vi dico, segnatevi tutti gli episodi a sfavore. Perché poi quando ci sarà qualcosa, romperanno il cazzo. E tu guarda questi sono dei maiali, questi qua, una testata giornalistica. Interboom con aiutini, hai capito? Quelli di Torino. Ma scusate, ma dopo Juve Bologna, con rigore clamoroso, quello non dato, perché quello lì non era rigore, capito? Invece Osimhen era rigore, vero Gobbi? Vero Rutto Sport? Lì non è scritto con aiutini col Bologna, luridi. Ma, e noi si gode ancora di più, ragazzi, dobbiamo godere ancora di più. Perché questi rompono il cazzo e si inventano addirittura. Nell'ultimo mese si sono inventati i frame, il mano di Di Marco, no, Thuram non è rigore, eh? Lo sbadigliatore non seguirà più il calcio, e meno male, levati dai coglioni che non capisci un cazzo di calcio, sei solo un odiatore seriale di merda, te come altri, andate a fare in culo e noi si stragode, ma proprio vido sfogo, devo fare la reaction, no, dopo tutta questa merda qui che vedo, si stragode ancora di più, ma magari fosse stato un rigore netto, perché... Ci poteva stare, sì, ci poteva stare, ma non era nettissimo, ok? No, perché mi si è detto che il pestone su Thuram non era rigore, e lo stesso milanista sbadigliatore rompe il cazzo per questo? Che è molto meno il contatto? Oppure, sono 2 anni che siamo andati avanti per 2 anni a sentire che Giroud non era fallo su Sanchez, Milanelli, e poi vi lamentate di ieri? Ma qua anche Lautaro prende comunque la palla e riesce a darla, dopo lo tira giù in caduta, siamo d'accordo, ma se non era fallo quello, non è fallo neanche questo. Oppure io a Bergamo, fallaccio di come cazzo Lookman su Di Marco, lì tutto a posto, fallo a centrocampo, come funziona? Quindi potete andare a fare in culo, potete andare a fare in culo e noi si stragode ancora di più, perché il mare di merda quando l'Inter è lì sopra non si conta, ok? Non si conta. Si inventano le cose, Di Marco, la foto, il frame, devi vedere l'azione, non il frame, l'azione, e Lautaro comunque quella cazzo di palla la tocca come il tuo cazzo di Giroud su Sanchez, eh? Quindi di che cazzo stiamo parlando? Ma un minimo di quello, ma poi veramente, ma questi qua i gobbi che parlano di aiutini, giornale Gobbo che parla di aiutini, col Bologna tutto a posto, quello lì non era, quello lì che era clamoroso non è rigore, invece questo qui su Osimhen è rigore, rigorone. Ma si gode ancora di più, ma godiamo ancora di più a vedervi così. Vi deve veramente scoppiare il fegato perché alcuni sono veramente ossessionati di merda, ok? Che fomentano solo odio sui social, solo odio, inventandosi cose, rompendo il cazzo continuamente prima di pensare alle loro squadre. E noi si gode, tre papocchioni a Napoli. Come? Il gol di Pulisic, 3 punti lì a Genova andavano bene. Lì niente, lì tutto a posto, eh. A Lecce tutto a posto, nessuno scrive un cazzo. Sbadigliatore, veramente, togliti dai coglioni, togliti, va. Che fomenti solo odio, te come altri. Ah, che bello, ma che bello, hai visto come sono messi questi qua? Hai visto come sono messi? Invece di dire, beh, forse l'Inter è un attimino forte anche quest'anno. Perché è vero che primo tempo ho sentito un grande Napoli, l'Inter non ha fatto un cazzo, ma io ho detto anche ieri, sì, a livello di gioco, per l'amor di Dio, c'è stato un momento che eravamo tutti schiacciati, ma il Napoli ha fatto 2 tiri da fuori area. Il Napoli ha fatto 2 tiri da fuori area nel primo tempo. Una traversa, siamo d'accordo il paratore, ma 2 tiri da fuori area con tutto che ha fatto quel Fofi, quella roba lì. Noi vorrei ricordare che ci hanno annullato un gol dentro l'area con 1-2 bellissimo, dentro l'area con Thuram. Per una cazzo di spalla, questione di centimetri, che Meret ha salvato su Lautaro e dentro l'area Lautaro, e noi un bel tiro al limite dell'area anche noi che si è insaccato. Quindi mi sembra che poi è il primo tempo. Sì, loro meglio prima mezz'ora, ma quarto d'ora, 20 minuti ce la siamo giocata e abbiamo creato noi. Quindi nel secondo tempo non c'è stata storia, non c'è stata partita, perché è vero che Sommer poi fa ancora 2 paratoni, quello su Kvaratskhelia incredibile, però le azioni che abbiamo fatto noi. Come abbiamo amministrato la partita, come siamo entrati nel secondo tempo, non c'è stata storia, non c'è stata. Ma di che cazzo stiamo parlando? Erano tutti lì pronti a farci il funerale ieri. Tutti pronti, poi Gobbi Juventini e Milanisti erano lì che... E invece no, in tuo culo, perché poi vedi, quando poi te la senti in tuo culo, venite fuori queste stronzate. Gli aiutini, è scandaloso che un giornale scriva queste cose.
Inter, fai qualcosa, Inter, reagisci, non dobbiamo essere noi su YouTube a combattere contro sta merda, perché queste cose non vanno bene. Quindi immensa, immensa godura a vedervi così, si gode ancora di più, anzi la prossima volta spero veramente di zanzarla la partita, ma veramente di zanzarla, vaffanculo. E non ce l'ho con tutti, perché molti sono obiettivi, alcuni sono obiettivi, li ho sentiti, ma gli odiatori, quelli seriali, gli ossessionati di merda, voi ve la dovete prendere in toho culo, che tanto vi piace a quanto pare. Quindi, nel pomeriggio ragazzi, poi devo tornare a casa e devo montare live, super live reaction, godetevele. 1-0-3, insomma, che dà una bella scossina, perché siamo tutte lì, siamo ancora, il campionato è lungo, il campionato è molto lungo, non è detto un cazzo, non è detto, ma è una bella scossina. Ribadisco, tutti questi scontri diretti li abbiamo praticamente avuti quasi tutti fuori casa, al ritorno li avremo in casa, col nostro pubblico, Grandi ieri presenti che si sentivano, perché è stata vietata la trasferta alla curva, ma i presenti si sono fatti sentire e sull'1-0, 2-0 e 3-0 si sentivano i nostri. Complimenti. E adesso sotto con le altre, testa bassa e pedalare. Per tutti quelli che si lamentavano di Zommer, che anch'io sono affezionatissimo ancora a Onana, ma quando è arrivato Zommer non l'ho sfanculato come tanti, è basso, fa cagare nelle uscite. E io dicevo, sì, è bassino, però minchia è reattivo. Sì, nelle uscite è così così, però vedo che sta provando a uscire. Perché la gente sfancula a prescindere. Zommer era un cesso, Thuram era un cesso. Ci manca l'attaccante, abbiamo il miglior attacco, segnano tutti. Perché se i movimenti degli attaccanti li fanno giusti, ci fanno anche gli assist per gli inserimenti dei centrocampisti. Ma di che cazzo stiamo parlando? Perché adesso è facile esultare, eh? Tutti che esultano adesso, l'Inter è bella, favolosa. È come ha detto Inzaghi, perché i tristoni, rompicazzo interisti che rompono il cazzo quotidianamente all'Inter, vuoi a Zang, vuoi a Marotta, vuoi a Inzaghi, vuoi a quel giocatore, adesso sono tutti lì che esultano, ha ragione Inzaghi, voi siete come quei giornalisti che a fine primo tempo sullo 0-3 erano pronti con un titolo, adesso siamo i più forti, siamo inarrestabili, il cazzo è ancora lunga, però sono sempre più pagliacci, quelli che rompono il cazzo durante tutta la settimana, vita naturale durante contro l'Inter, poi pagliacci, che tifosoni, mica che tifosi, due. Quindi, super Zommer, so che si chiama Sommer con la S, ma a me in mano ci piace Zommer, ci piace, ma che cos'è, cosa ha preso ieri, è il nono clean sheet, l'undicesimo tra campionato e coppa. Ovviamente è la difesa, è il tutto, è il tutt'uno, perché la difesa vuol dire tanto e si è creata subito questa sinergia, quindi assolutamente uomo partita Zommer, che ti tiene in vita, e poi ragazzi Acerbi, la Lazio, no, non lo vogliamo Acerbi, cioè Acerbi veramente... qualcosa di pazzesco, quindi ripeto, Lautaro lo tira un po' in sì, lo tira un po' giù, ma la palla era riuscito comunque a darla, perché allora è fallo anche quello di Giroud, scusate, perdonatemi, allora mettetevi un po' a posto col cervello, no, il rigore su Thuram non c'è, pestone secco in aria, invece quello su Osimhen c'è, che gli sfiora la caviglia, hai capito, sti fenomeni, complimenti, vedi, comunque è sempre un andare contro a prescindere, per questo dovete godere, gioire, e non andate a vederli, non fate il loro gioco, ragazzi, non cagateli questi ossessionati di merda, che questi campano con visual, interazioni e queste cagate qua, non cagateli, lasciateli nel loro brodo e godete, godiamo, continuiamo a godere così. Vediamo dove si arriva, ma ripeto, facciamo la conta di tutto quello che non ci è stato dato nelle prime 13 giornate, pezzi di luridi, perché queste cose qui non le dite, tanto si vinceva noi, col cazzo, io dicevo segnatele tutte, perché vedrete che la prima cos'è, romperanno il cazzo, eccolo qua, Inter boom con aiutini, vaffanculo rosiconi, allora ragazzi, era un video sfogo, non era neanche la partita, l'abbiamo vista, grande Inter, immensa Inter, che sa soffrire, che sa colpire l'avversario, cinica al punto giusto, vaffanculo, con 2/3 più De Vrij pure, tutta la difesa fuori,
Ma di che cazzo stiamo parlando? Ammetto ogni tanto che una squadra è superiore? No, questo no, mai sia, mai sia. Ma adesso farò così anch'io. Adesso farò così anch'io. Mi sono rotto il cazzo pure di fare quello equilibrato. Dici, no, però il Milan ha fatto. Ma andate a fare in culo, andate. Andate tutti a fare in culo. Quindi, condividete il video, iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, attivate la campanella, ragazzi. Mi raccomando, passaparola che manca poco ai 9K e oggi pomeriggio le live reaction. Ciao! Oh, ieri ho fatto tre pizze, neanche a farlo apposta. Ciao!